Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Ormai sembra quasi un appuntamento annuale, già un po' di anni che ci troviamo con piacere a presentare un libro di Marc Auger. Tutte le volte dico sempre che forse è inutile presentare Marc Auger, tutti lo conoscete, un grande etnologo, la cui opera iniziata fino agli anni 60 in Francia e in Africa con le sue ricerche in Africa occidentale e poi proseguite con un'antropologia sempre più attuale, più moderna del noi e dei luoghi vicino a noi in varie declinazioni. Ecco, questa sera siamo qui con Simone Regazzoni, filosofo dell'Università di Pavia, a presentare forse l'ultima fatica, almeno l'ultima uscita in Italia, poi non so se sta faticando ancora Marc Auger, questo libro dal titolo Futuro. Ecco, è proprio l'ultima, si conferma che è l'ultima. E non molto tempo fa Marc Auger aveva pubblicato un libretto in cui ci ammoniva dell'invadenza del presente. Il titolo era Non c'è più futuro, quindi dove è finito il futuro? Ecco, sembrava fosse sparito, ci diceva che oggi in questa realtà mediatica sempre più pervasiva, il presente era una dimensione dominante rispetto a quella del passato e del futuro. Cioè viviamo sempre di più nel presente e sempre meno nelle altre dimensioni. E però, ecco, invece oggi ci suggerisce invece un excursus che spazia dall'etnografia alla filosofia, ma di questo poi lascio Simone parlare, proprio sul concetto di futuro, ecco, che è il tempo che ci dice Auger, quello in cui viviamo di più. E non è il presente, ecco, questo suffice. Noi in realtà viviamo più nel futuro che nel presente. E fin dall'inizio il libro inizia quasi con una sorta di ammonimento, no? Auger ci dice, attenzione, il futuro non è l'avvenire. Ecco, io inizierei forse la nostra chiacchierata questa sera con questa definizione. Ecco, perché il futuro non è l'avvenire? Che differenza c'è? Je distingue le futur et l'avenir parce que les deux termes sont utilisés et qui ne désignent pas la même chose. E differenzio tra futuro e avvenire perché sono due termini entrambi in uso, ma non si riferiscono allo stesso concetto, non sono sinonimi. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'équivalent futur futuro soit parfaitement exact. Je pense que futuro n'a pas exactement la même a plus d'extension que futur. Non sono neanche sicuro che ci sia un'equivalenza perfetta tra futuro e avvenire. Penso che l'avvenire sia più ampio del futuro. Le futur, c'est le temps dans lequel nous vivons individuellement, puisque c'est le temps qui passe et qui passe rapidement. E il futuro è il tempo in cui noi viviamo, perché il tempo, sappiamo, passa molto rapidamente, quindi viviamo il futuro. Tandis que l'avenir c'est ce qui arrive, c'est l'événement, c'est ce qui advient. Mentre avvenire significa quello che avviene, quello che dovrà succedere, l'evento. C'est-à-dire que l'avenir a un contenu plus immédiatement social et événementiel. E quindi avvenire, secondo me, ha un senso, un contenuto più sociale legato al manifestarsi degli eventi. Quand nous parlons de l'avenir de nos enfants, quindi quando parliamo di avvenire, l'avvenire dei nostri figli, noi diremo il futuro, comunque in francese sarebbe avvenire. L'avenir de nos enfants, c'est il est fonction des relations qu'ils auront avec d'autres, de ce qui leur arrivera, c'est plus chargé en événements.
Quindi questo futuro dei nostri figli, l'avvenire che aspetta, che aspetta i nostri figli, sarà più legato alle relazioni, ai rapporti che loro intrecceranno con il resto del mondo, quindi legato a una successione di eventi. Le futur, almeno in francese, è più individuel e senza connotazione événementielle. In francese invece futuro è un termine che è molto più legato all'individualità, quindi non tanto correlato agli eventi che possono succedere. E j'ai demandé a des amis italiens si cette distinction se faisait aussi. Il me semblait qu'elle était un peu décalée, que c'était pas exactement la même chose, mais che la distinzione esiste quand même. E ho chiesto ai miei amici italiani se la stessa differenza esiste anche in italiano, non è probabilmente come per il francese, però c'è anche in italiano una differenza tra futuro e avvenire. Ecco, nel suo libro Auger intreccia spesso, ecco, la sua narrazione su livelli diversi, ecco, parla di arte, di letteratura, ma anche di finanza, democrazia, politica. Per questo è un percorso molto interessante, a zigzag, ecco, una lettura dell'oggi dove le dimensioni sono sempre più permeabili tra di loro e dove è anche difficile stabilire i confini, no? Ecco, sembrerebbe che una delle cifre del futuro sarebbe l'innovazione, no? La novità in qualche modo, ma questa novità si lega, è la domanda che Auger si pone e poi a cui credo, ecco, ci darà la risposta, si lega davvero al concetto di libertà, ecco, oppure la libertà ci assicura davvero un'innovazione nella nostra storia? La liberté est un concept difficile, mais je crois que comme ethnologue, j'ai été sensible d'abord à la distinction entre sens et liberté. La libertà è un concetto difficile da spiegare. Come etnologo credo che la libertà debba essere spiegata tenendo conto della differenza che può esistere tra senso e libertà. Quand je parle de sens, de senso, c'est le sens social dont il s'agit. Quando parlo di senso intendo il senso sociale. C'est-à-dire la relation entre les uns et les autres en tant qu'elle est symbolisée, qu'elle existe et quelquefois elle est instituée. Quindi una relazione, per senso intendo la relazione che esiste tra le persone, tra gli individui, che può essere simbolica, simbolizzata o esistere concretamente. Dans une société où il y a beaucoup de sens social, cela veut dire que les relations sont prescrites entre les uns et les autres. In una società dove c'è un forte senso sociale, significa che ci sono delle relazioni forti che sono in un certo qual modo prescritte fra gli individui che la compongono. C'est-à-dire qu'à la limite, l'idée de liberté individuelle n'a pas de sens. In questo tipo di società, l'idea di libertà non ha senso. Un individu se situe à la croisée de diverses obligations par rapport à divers autres acteurs. L'individuo quindi si trova un po' un incrocio tra vari obblighi e nei confronti di altri individui, di altri interlocutori. Nous trouvons cela dans certaines sociétés que nous non industrielles, que nous appelons linéagères ou autrement. Quindi questo lo ritroviamo in alcune società non industrializzate che diciamo funzionano per lignaggio, per eredità. Celle que les ethnologues étudiaient traditionnellement. Cioè le società che gli etnologi scusate, studiano normalmente. Mais de l'autre côté, il y a des sociétés totalitaires très importantes qui essaie de prescrire la place de l'individu dans le social. E sul campo opposto abbiamo invece le società totalitarie che cercano di prescrivere il ruolo dell'individuo all'interno della società. Or,
le sens social, il est nécessaire parce que tout individu se définit par rapport à d'autres. Et quindi il senso del sociale è necessario nella società perché gli individui si descrivono e esistono in relazione agli altri. Il n'y a pas d'identité sans altérité. Non si può parlare di identità se non c'è alterità. Mais c'est d'un autre côté, la liberté totale n'existe pas. Però d'altra parte la libertà totale non esiste. On peut donc penser que le propre d'une politique démocratique, c'est de conjuguer la nécessité du sens et celle de la liberté. E quindi possiamo spingerci a dire che la politica, lo scopo di una politica democratica è appunto quella di coniugare da un lato il senso con la libertà. Ou si vous voulez, de sauvegarder l'autonomie individuelle sans perdre la nécessité de la relation sociale. Quindi salvaguardare da un lato l'autonomia individuale senza però rinunciare alla relazione e al senso sociale. Buonasera a tutti. Io ho letto da studioso di filosofia questo libro con piacere per una ragione molto semplice. Primo perché ho trovato, questo non so se per l'etnologo sia un complimento o una critica, una cifra filosofica di questo libro, ma con una peculiarità. È scritto meglio di come in media scrivono i filosofi, che sono molto più pesanti quanto trattano questi temi. E qual è la cifra filosofica del libro di Auger? È quella, e secondo me è un'intuizione da capitalizzare nell'analisi della crisi attuale della politica, è quella di coniugare una crisi della politica con una crisi della temporalità. Perché l'analisi che qui viene fatta di un passaggio a un altro modello di temporalità, che è quello di un eterno presente che ci minaccia nella misura in cui ci priva del futuro e o dell'avvenire, secondo la distinzione detta prima, è quella di coniugarla con la crisi di tipo politico. E vi faccio un esempio per capire, poi faccio la domanda al professore. La questione del tempo è collegata alla questione della politica e della democrazia. È come se, privati del futuro, questo spazio politico ci privasse di giustizia. Scrive Auger, la democrazia non ha come fine la felicità di tutti, ma a quello di crearne per tutti le condizioni di possibilità, eliminando le più evidenti cause di infelicità. Siamo proprio all'inizio del libro. E poi prosegue. Un avvenire auspicabile per tutti è quello in cui ognuno possa gestire liberamente il suo tempo e dare senso al futuro individualizzando il proprio avvenire. Quindi emerge chiaramente che la questione della temporalità come privazione del futuro è una questione di ingiustizia politica. E a me veniva in mente una formula che condensa bene questo, che è quella amletica, quando Amleto dice «The time is out of joint», il tempo è fuori di sesto, è dissestato. Sì, il tempo è fuori di sesto e dissestato, ma possiamo anche tradurla con «è ingiusto», «out of joint» è dissestato e ingiusto. L'analisi di Auger è l'analisi di un tempo dissestato e ingiusto, il nostro. E la domanda che gli vorrei fare è, visto che c'è tutta una parte, perché questo libro è sfaccettato a più livelli, c'è un capitolo bellissimo su Madame Bovary, e uno dice, beh, cosa c'entra? C'entra e moltissimo. Ebbene, questo libro sfaccettato a più livelli a un certo punto pone la questione dei media. Allora, la mia domanda è, che tipo di rapporto c'è tra la crisi oggi del modello di temporalità che abbiamo conosciuto nella modernità, la riduzione a un eterno presente, e i nuovi media in cui la parola d'ordine è di stare costantemente sulla notizia al presente, in presa diretta, quando una notizia è vecchia di un'ora è già al di fuori della temporalità. Quindi che relazione c'è tra questa crisi del tempo e l'immagine che della temporalità danno oggi i media? La relazione che esiste tra la temporalità e l'immagine che i media danno oggi. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Nous vivons dans un monde d'images et de messages. Et viviamo in un mondo di immagini e di messaggi. Ce qui fait que la surabondance des images et des messages est telle qu'elle envahit le présent. E quindi questa sovrabbondanza di immagini e di messaggi è talmente grande che invade il tempo presente.
et que d'une certaine manière, elle interdit de penser dans une autre dimension, de penser au-delà. E quindi ci vieta, ci impedisce di pensare in un modo diverso, al di là. Alors c'est vrai que on peut évoquer plus largement une crise des représentations de l'avenir. Potremmo parlare ad esempio di crisi di rappresentazione dell'avvenire, del futuro. Lyotard avait parlé de la fin des grands récits entendant par là les grandes utopies du 19e siècle. E Lyotard, ad esempio, aveva parlato della fine delle grandi storie, quindi con questo intendeva la fine delle grandi utopie del XIX secolo. Qui prévoyait le futur de l'humanité. Utopie che appunto prevedevano il futuro dell'umanità. Et qui prétendait faire le bonheur collectif, justement. E che pretendevano quindi di arrivare a sancire la felicità collettiva. De ce point de vue, on pourrait définir le XXe siècle comme le siècle de l'échec de cette pensée. Quindi il XX secolo, in un certo qual senso, è un po' il secolo del fallimento di queste utopie. Échec tragique, puisque souvent, à vouloir forcer le sort de l'humanité, on aboutit à des massacres. Un fallimento a volte tragico perché per voler dar voce a queste utopie a volte si rischia di arrivare al massacro e a des mises en esclavage e anche alla creazione di relazioni di schiavitù. C'est pourquoi je disais que la finalité de la politique n'est peut-être pas d'assurer le bonheur des collectivités. Ed è questo il motivo per cui ho scritto nel mio libro che la finalità, lo scopo della politica non è quella di garantire la felicità a tutti gli individui, ma di les protéger de tout autant que possible des formes de malheur. Ma piuttosto proteggere la società dalle forme più gravi di infelicità. Le bonheur est une notion difficile, mais qui a du sens par rapport aux individus. E la felicità è anche una nozione difficile che però assume tutto il suo senso in relazione con l'individuo. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, devant cette affluence des images et des messages qui d'une certaine manière prétendent assurer du sens pour tout le monde. Dunque, oggi in effetti di fronte a questa sovrabbondanza, a questa affluenza di immagini, di messaggi che pretendono di dare un senso a tutti, a tutto. On a comme une disparition de l'idée d'avenir. Quindi di fronte a questo assistiamo alla scomparsa, alla cancellazione un po' dell'idea di avvenire, di futuro. Et le paradoxe c'est que cette paresse devant l'avenir se manifeste au moment où la science avance de manière inédite. E il paradosso è che appunto questa pigrizia che ci è preso nei confronti dell'avvenire in realtà coincide con un momento in cui la scienza sta facendo dei grandissimi progressi a una velocità elevatissima. Ma allora là j'anticipe peut-être sur des questions que vous poserez plus tard, mais il y a peut-être une dimension presque métaphysique à ce qu'on appelle la crise. E anticipo forse con questo che dirò ora una domanda che era prevista probabilmente per dopo. Comunque credo che in questo ci sia una dimensione metafisica di quello che noi chiamiamo la crisi. Je crois que si nous avons du mal à penser le temps, c'est parce que nous avons fait le tour de l'espace, le nôtre, le petit espace de la planète. Se abbiamo così difficoltà a pensare, a concepire il tempo, è probabilmente perché ormai conosciamo, abbiamo fatto il giro di tutto il nostro pianeta. Teoricamente, noi dovríamos essere una società di terrien. Quindi, teoricamente, la nostra società dovrebbe essere una società di terrestri. Ma la tecnologia, le tecnologie della comunicazione e peut-être le marché libérale économique sont en avance sur la société. Però probabilmente le tecnologie della comunicazione, anche il mercato, il liberismo e tutto sono in anticipo rispetto alla popolazione, al resto della popolazione. Nous n'avons peut-être pas encore complètement
compris les implications du changement d'échelle de la vie humaine. E probabilmente noi non abbiamo ancora afferrato pienamente i cambiamenti che sono avvenuti nella scala di progresso dell'umanità. E d'un altro côté, c'est vrai que cette idée de la planète en fait sentir l'étroitesse, la petitesse, le côté minuscule. L'étroitesse de la planète nous la fait sentir comme minuscule. Ecco, appunto, in realtà il fatto di conoscere il nostro pianeta ce lo fa considerare come qualcosa di molto piccolo. Nous savons qu'il y a des milliards de systèmes solaires dans notre galaxie et des milliards de galaxies dans l'univers. Sappiamo in effetti che nella nostra galassia ci sono miliardi di sistemi solari e che nell'universo ci sono miliardi di galassie. C'est-à-dire, bien sûr, chacun ne pense pas à ça quotidiennement, mais je suis sûr que c'est une perception qui est plus sensible au fur et à mesure que nous nous sentons plus proches d'être des terriens plutôt que des Italiens ou des Français, etc. E quindi sono convinto che non ci pensiamo quotidianamente, non realizziamo quotidianamente questa dimensione dell'universo, però questa percezione diventa sempre più sensibile quanto più ci consideriamo abitanti della Terra e non tanto italiani, francesi, eccetera, eccetera. E du coup peut-être que ça retentit aussi sur les perspectives de la pensée du temps. E quindi questo, secondo me, ha anche un impatto sulle prospettive del senso del tempo. C'est pourquoi je pense que un des premiers impératifs des sociétés humaines ou de l'homme individuel devrait être de savoir reprendre son temps, comme on dit. Penso che in effetti uno degli imperativi delle società, ma anche di ogni individuo, dovrebbe essere quello di riappropriarsi del proprio tempo. Mi aggancio proprio ecco a questo discorso dell'aver perso un po' la dimensione, no? In un passaggio, Roger qui, ecco, sulla base della sua esperienza proprio di etnologo, no? Parla del ruolo, per esempio, dei rituali nelle società tradizionali, no? Quando dice appunto il rito e il rituale si radica nel passato ma pensa al futuro, no? Si guarda indietro per proiettarsi in avanti. E il rituale sappiamo che era un momento in cui tutta la società si metteva in scena, veniva rappresentata, era coinvolta. Ecco, invece, ci dice oggi adesso, noi stiamo un po' confondendo, ci siamo un po' giocati il senso della storia, stiamo confondendo gli eventi con la storia, no? Sembra che ci sia una sequenza di eventi e abbiamo un po' perso il senso dell'insieme, della continuità del tempo, ma si viaggi da un punto all'altro, un po' come quei giochi enigmistici in cui bisogna unire dei punti prefissati, no? E declinando tutto questo all'interno, ecco, di un momento di crisi che non è solo una crisi economica ma è una crisi politica, ecco, a un certo punto c'è un'affermazione molto forte a proposito di un termine che è entrato a far parte del lessico mediatico politico, quello di governance, no? L'arte del governare. Ecco, oggi lei dice il concetto di governance proclama la fine della storia. Oui, le concept de gouvernance qui est apparu tout récemment semble indiquer que le seul problème politique, c'est celui de la gestion des choses. Et in effetti il termine, il concetto di governance che è stato coniato abbastanza di recente, sembra alludere al fatto che il problema principale della politica debba essere quella della gestione delle cose. Alors gouvernance, d'abord, c'est un terme barbare. Quindi, secondo me, prima di tutto, governance è un termine barbaro. En français, au moins, c'est un barbarisme parce que ça existait, mais pour désigner un espace qui était celui que gouvernait un responsable.
E appunto, perlomeno in francese, governance è un barbarismo, esisteva, ma indicava semplicemente uno spazio da governare, non aveva il significato che ha ora. E maintenant lui donne la signification d'un art, d'une recette, d'un ensemble de recettes, oui, de moyens. Quindi oggi invece al termine governance è stato attribuito il senso di ricetta, di serie di ricette. Et c'est vrai que ce terme est assez associé à l'idée de fin de l'histoire, au sens de Fukuyama, c'est-à-dire. E in effetti è un termine attualmente associato un po' a questo concetto di fine della storia, nel senso di Fukuyama. Parce que la fin de l'histoire, ça ne signifie pas que l'histoire événementielle s'est arrêtée, bien sûr, mais qu'on a trouvé une formule définitive de gestion des hommes. In effetti, la fine della storia non significa che non si hanno più eventi, fatti che si producono, ma si è trovata alla fine una forma per gestire questi eventi, questa storia. Fukuyama ha suggerito che il y avait un accord à peu près général sur la forme idéale de société qui était la démocratie représentative et le marché libéral. Quindi Fukuyama sosteneva che era stato trovato alla fine un accordo generale su una forma ideale di società che doveva essere rappresentata da un lato dalla democrazia rappresentativa e dall'altro dal mercato libero. Derrida avait discuté cette formule en se demandant d'ailleurs si ça représentait un état souhaité ou s'il décrivait un état de fait. E Derrida dal canto suo si era chiesto, riflettendo su questo concetto, se questa idea, questa società ideale fosse effettivamente una società esistente o se fosse soltanto una società sognata, desiderata. Alors bien sûr on peut discuter sur cette fin de l'histoire parce que il est évident d'une part qu'il y a des états très autoritaires ou totalitaires qui s'accommodent très bien du marché libéral. Quindi si potrebbe a lungo discutere su questo concetto di fine della storia, perché ci sarebbero sicuramente molti stati totalitari che sarebbero ben d'accordo e riuscirebbero a gestirsi molto bene una situazione di mercato libero. Ensuite, il n'est pas sûr que nous marchions vers une démocratie mondiale. E d'altronde non possiamo neanche essere certi di andare verso una democrazia a livello globale, mondiale. Dans l'état actuel des choses, je crois que nous allons plutôt vers une oligarchie. Credo che, considerata la situazione attuale, stiamo più che altro andando verso una forma di oligarchia. Une oligarchie planétaire où se retrouvent en haut les champions du savoir et de la fortune. Quindi un'oligarchia planetaria dove al vertice ci sarebbero i principali, i campioni, diciamo, della saggezza, della sapienza e i più ricchi. Au milieu, les consommateurs qui font marcher le système. A metà, tutti i consumatori che sono quelli che fanno funzionare e muovono il sistema. Et en dessous, les exclus du savoir et de la consommation. E poi al di sotto gli esclusi dal sapere e dal consumo. La tendance attuale è plutôt celle-là. Penso che questa sia la tendenza attuale. Mais l'intéressant dans cette référence à Fukuyama, c'est que ça se présente comme la description d'un état arrêté en quelque sorte, abouti. C'est comme si l'histoire devait s'arrêter un jour. Quello che è interessante in questo riferimento a Fukuyama è che lui descrive questo stato, questa situazione, come se fosse uno stato bloccato, fermo, come se fosse uno stato compiuto e come appunto se alla fine si dovesse arrivare alla fine della storia. D'une certaine manière, c'est l'équivalent libéral de la société sans classe du marxisme. È un po' l'equivalente della società senza classi del marxismo.
l'equivalente liberale. Sì, scusi, l'equivalente liberale della società senza classi del marxismo. Et c'est vrai que il y a dans la pensée humaine quelquefois une volonté d'arrêter la pensée du futur, un blocage, alors même que les individus ne vivent que dans le futur, tout se passe comme s'ils éprouvaient le besoin de fixer un terme à l'avenir, de ce point de vue. E dunque è vero che il pensiero umano sembra essere animato dal desiderio di bloccare l'idea di futuro, il pensiero di un futuro. È come se ci fosse nell'individuo questa necessità di trovare un termine al futuro. Nell'ultima parte del suo libro lei non si sottrae a una domanda di fronte a cui talvolta gli intellettuali arretrano. Cioè, dopo l'analisi critica, lei si pone la domanda: che fare? La domanda cita Lenin, non a caso. E prova a rispondere. Però quello che stupisce e che, come altri hanno già sottolineato in alcune recensioni uscite sui giornali, è davvero la peculiarità di questo libro dal punto di vista della proposta, è quello di dire: non si tratta di riappropriarsi del futuro in termini semplicemente politici, marxianamente potremmo dire compilando le ricette per l'osteria dell'avvenire, ma usando un modello scientifico. Lei evoca il modello scientifico del procedere per tentativi ed errori, facendo delle ipotesi, come il modo per riappropriarsi del futuro testandolo. Non a caso dice: è questo il modello che dovrebbe seguire anche la politica, e rivendica anche, quasi provocatoriamente, lo scientismo come qualcosa di positivo. La speranza starebbe lì. Perché la scienza rappresenta il modello oggi per pensare il futuro? Parce que la science n'est pas le scientisme. La science, je parle de la science, pas des scientifiques, la science est modeste. La science, elle délimite à un moment donné les frontières de l'inconnu. Quindi, appunto, la scienza non è sinonimo di scientismo. La scienza delimita le frontiere dell'ignoto. Et quelquefois, d'ailleurs, elle revient en arrière, mais elle continue d'avancer. S'il y a une notion, si la notion de progrès s'applique à quelque chose, c'est bien à la recherche scientifique. Quindi la scienza a volte arretra, però sempre poi riprende e riparte in avanti. Se c'è un concetto a cui si può applicare il termine di progresso, è proprio alla scienza. C'est-à-dire che il n'y a pas. Elle fait parfois des hypothèses, elle a des modèles, mais ils sont provisoires, ils peuvent échouer. In effetti la scienza elabora delle ipotesi, stabilisce dei modelli che però sono provvisori perché possono anche rivelarsi inesatti. Autrement dit, la vérité de la science n'est jamais derrière elle. Ça n'est pas une totalité. Une totalité liée au passé. E in effetti la verità della scienza non è mai totale, non ha, diciamo, la totalità, la completezza legata, se non quella legata al passato. Ce qui est le cas de toutes les cosmologies, de toutes les idéologies et des religions. E questo è un po' il caso delle cosmologie e delle religioni. Et les idéologies. E delle ideologie. Parce qu'il y a un modèle total qui est en arrière et que l'on va projeter vers l'avenir. Mais il y a déjà quelque chose dans le passé qui l'autorise. Et in effetti, appunto, esistono questi modelli globali che sono proiettati già verso il futuro, ma hanno alle spalle, nel passato, un qualcosa che li autorizza questo. Il n'y a pas ça dans la science. La science n'a pas, elle a un capital de connaissance. Elle a des hypothèses programmatiques, mais elle n'est pas l'application d'un savoir déjà existant.
Questo non vale per la scienza però, perché la scienza ha un capitale di conoscenze, elabora le proprie ipotesi, però elle a ses hypothèses, mais elle ne les applique pas. La science, elle fait des hypothèses, ouais. Mais ce ne sont pas des... Ce ne sont pas des cosmologies, ce ne sont pas des certitudes qu'elle va appliquer. Ouais. Sì, appunto, elabora delle ipotesi, ma non le elabora come sotto forma di certezze. Quand on a parlé du socialisme scientifique. Si è parlato di socialismo scientifico. Mais c'était un socialisme qui n'était pas scientifique parce qu'il reposait sur une conception des choses préexistantes qu'on s'efforçait d'appliquer. Quindi il socialismo in realtà, appunto, anche se definito scientifico, in realtà non era un socialismo scientifico perché si basava su concezioni preesistenti. Et je crois qu'en effet, on pourrait imaginer un socialisme scientifique, mais au sens précis du terme science. C'est-à-dire un socialisme modeste. Quindi il socialismo, credo, per essere definito scientifico, cosa che potrebbe farsi, dovrebbe assomigliare alla scienza, quindi essere un socialismo modesto. C'est-à-dire que peut-être il faudrait imaginer que les formules à trouver pour le gouvernement des hommes sont à imaginer à l'expérience du futur et non pas à chercher dans les tiroirs du passé. E quindi questo significa che forse bisognerebbe immaginare per l'uomo le forze che siano basate su un'esperienza del futuro e che non vadano a ricercarsi invece nei cassetti della storia del passato. Pas tout à fait sur l'expérience du futur, il faut les trouver dans le futur. Cioè vanno anche cercate nel futuro. J'essaye une formule de ce point de vue, peut-être que il faudrait que la politique soit existentialiste, que l'existence précède l'essence. E quindi credo che appunto bisognerebbe che la politica fosse esistenzialista, cioè che l'esistenza precedesse l'essenza. Car c'est bien ça, nous vivons, nous sommes dans le futur, et puis nous allons essayer de trouver les meilleures formules pour être ensemble. E in effetti è quello che succede, noi viviamo insieme e cerchiamo nel futuro le formule migliori per vivere bene insieme. Avec une histoire qui ne s'interrompt jamais. E questo nel filo di una storia che non si interrompe mai. Bene. E in questa crisi, in questa perdita di temporalità, crisi che appunto ci coinvolge più a livelli, ecco, Eugène più volte tira in ballo l'arte, la letteratura, ma non solo, sua passione, ecco. Che ruolo può avere l'arte, ecco, in questa tensione anche che c'è nella società, in questa ricerca di nuove opzioni del futuro, in questi tentativi, ecco. Sarà, per dirla a Dostoevsky, davvero la bellezza che ci salverà? Je dirais pas ça. Je ne suis pas si idéaliste. E non credo di averlo detto io, perché non penso di essere così idealista. Mais il y a dans la création, et dans la création littéraire par exemple, ou artistique, quelque chose qui se rapproche du rite dont on parlait. Nella creazione letteraria o artistica in generale c'è qualcosa che si avvicina molto al concetto di rito di cui si parlava prima. Petite parenthèse sur le rite. Il a deux dimensions temporellement. E apro una parentesi a proposito del rito per dire che da un punto di vista temporale il rito ha due dimensioni. C'est vrai qu'il a une dimension passée puisque on respecte des formes du rituel, il doit donc se conformer à ce qu'on en attend.
E, appunto, sicuramente ha una dimensione relativa al passato, perché il rito deve rispettare un certo numero di forme rituali che si ispirano alla tradizione. Mais lorsqu'il est réussi, lorsqu'il fonctionne bien, le rite surtout fait sentir le sentiment, la possibilité d'une nouveauté, d'un commencement. E però quando funziona, quando è efficace il rito, dà la sensazione di una possibilità di un'inaugurazione, di un inizio, di un debutto. E cette ouverture vers le futur, nous la retrouvons dans tout ce qui s'apparente à l'activité rituelle. E d'altronde questa apertura sul futuro la ritroviamo in tutte quelle manifestazioni che si avvicinano alle forme rituali. Je prends un exemple simple. C'est vrai que un morceau de musique que nous aimons ne répète pas, il recommence. Ad esempio, un brano musicale che ci piace, non diciamo che si ripete, ricomincia ogni volta. Oui, c'est le recommencement n'est pas la répétition. E quindi il fatto di riniziare il nuovo inizio non è ripetizione. Alors cette aptitude à inaugurer. Cette aptitude à inaugurer, c'est peut-être ce à quoi nous aspirons. E probabilmente questa capacità di inaugurare è una capacità a cui noi aspiriamo. Aussi bien dans la vie individuelle que quelquefois dans la vie collective. Sia a livello individuale che a livello di società, di vita collettiva. Il y a donc peut-être une communauté d'expérience entre ce qui relève de l'art. E credo esista una comunità di esperienze tra quello che è relativo all'ambito dell'arte e ce qui relève de la gestion des affaires humaines. E quello invece che si riferisce alla gestione delle cose umane, degli affari umani. Alors c'est un peu durkheimien ce que je dis là, parce que c'est vrai que Durkheim associait le sens du sacré à ce frottement entre l'individu et le collectif. E sì, sicuramente questo richiama un po' Durkheim, perché anche lui metteva in relazione questo senso del sacro e il conflitto che esiste tra società e individuo. Non, pas le conflit. Frottement, l'attrito, le contact. Contatto. Le contact. Il y a des moments où nous sentons. Il y a des moments où nous sentons que nous appartenons à la société. Et ci sono momenti in cui siamo consapevoli di appartenere alla società. Et il y a des moments aussi peut-être où nous sentons en nous une coexistence entre l'individu et ses aventures. Et l'homme générique, l'homme indépendamment de son individualité. Quindi ci sono dei momenti in cui noi siamo consapevoli e sentiamo la coesistenza tra l'individuo con le sue avventure e l'uomo generico, quindi a prescindere dalle sue avventure. Quand un Américain a marché sur la Lune, nous avons dit l'homme a marché sur la Lune. Quando il primo americano ha poggiato i piedi sulla Luna, abbiamo detto l'uomo è arrivato sulla Luna. Alors c'est cela que je cherchais un peu dans les phrases que tu as citées, peut-être à faire la liaison entre l'activité rituelle en général, l'activité artistique en particulier, et la gestion des affaires humaines de façon plus courante. Ed era quello a cui alludevo nelle frasi che hai riportato, che cercavo di dire, cioè la relazione che esiste tra le attività rituali in genere, l'attività artistica e la gestione degli affari umani. Um,
Al centro di questo libro c'è una figura femminile, c'è una donna, c'è Emma Bovary. Lei in questo capitolo, riprendendo una famosa frase di Aragon, cioè la fama è l'avvenir dell'homme, la donna è l'avvenire dell'uomo, aggiunge, è una postilla però parecchio incisiva, e aveva più ragione di quanto potesse credere. Che ruolo giocano le donne all'interno di questo suo tentativo di ripensare il futuro? Mais dans les exemples que j'ai pris là, sur Madame Bovary, elle est évidemment exemplaire de la misère humaine. E appunto l'esempio femminile che ho preso, in questo caso Madame Bovary, è l'esempio della miseria umana, dell'infelicità forse più che miseria. Elle est victime de la médiocrité ambiante. E infatti essa è vittima della mediocrità del suo ambiente. Parce qu'elle essaie d'y croire. Perché cerca di crederci. Alors les hommes s'en tirent à la fin de l'éducation sentimentale, pour rester chez Flaubert, ils échangent les vieux souvenirs et dire c'est ce que nous avons connu de meilleur pour parler de choses bien médiocres. E quindi gli uomini cercano un po' di svicolare, come abbiamo poi letto anche nell'éducation sentimentale di Flaubert, cioè cercano di uscirsene con commenti tipo questa è la cosa migliore che mi è capitato di incontrare. Mais Emma, elle se suicide. Però Emma si suicida. Alors ça n'est pas une héroïne au sens romanesque de plus du XXe siècle. C'est pas une héroïne qui va se suicider pour changer sa vie en destin. Però appunto non è un'eroina come la intendiamo nel senso del romanzo del XX secolo, non è l'eroina che si suicida per trasformare il suo futuro in un destino. Non, elle se suicide pour disparaître. E lei si suicida perché per finirla. Pour disparaître dans ce monde où rien finalement n'existe. Dans ce monde où finalement rien n'existe. Quindi per scomparire da questo mondo in cui alla fine non c'è niente che esiste. Alors c'est vrai que c'est une héroïne qui fait sentir la misère humaine mieux que les hommes. Ed è vero, quindi, che è un personaggio, un'eroina che rende percepibile la miseria umana più di quanto possa farlo un uomo. E peut-être qu'elle est comme cela dans la lignée de certaines femmes qu'on a évoquées dans l'histoire de la littérature, mais toujours comme des secondes de leur frère ou de leur amant, et qui ont eu des sorts tragiques. Qui ont eu des sorts tragiques. Ok, excusez-moi, j'entends mal. E probabilmente Emma Bovary fa parte di quella, diciamo, quella linea di donne che hanno avuto nella storia della letteratura una sorte tragica. Ce ne sono state sicuramente molte altre. La sœur de Claudel. La sorella di Claudel, ad esempio. La sœur de Chateaubriand. O la sorella di Chateaubriand. C'est l'ombre portée du triomphe masculin. E veramente vivono nell'ombra del trionfo maschile. Mais c'est aussi la conscience de la misère humaine. En ce sens, elles anticipent peut-être cette conscience qui viendra peut-être aux hommes un jour. E quindi sono un po' la coscienza della miseria umana. Sono un'anticipazione forse della coscienza che si potrà ritrovare un giorno anche negli uomini. Grazie. Bene, penso che chi aveva letto il libro già lo sapeva, chi non l'ha letto credo che dalle domande, ma soprattutto dalle risposte del professor Auger, abbia potuto comprendere quante siano le chiavi di lettura di questo testo. Se ci sono domande, ecco, da parte di qualcuno del pubblico, credo che Marco Auger sia ben felice di poter rispondere.
qualcuno che rompe il ghiaccio per iniziare. Sì, si sente. Ah no, arriva un microfono. Nella prospettiva dell'ipotizzare un futuro per poi metterlo alla prova, secondo lei chi sono i soggetti che devono studiare le ipotesi, proporle e poi eventualmente testarle? Che sono i soggetti che devono mettere a punto e concevoir le ipotesi per l'avvenire e le testare? Dans cette hypothèse d'un avenir qu'il faut tester, disons. Dans quelle hypothèse? Une hypothèse de concevoir des idées pour l'avenir, notre avenir. Dans cette hypothèse-là, quels seraient les individus qui doivent formuler ces idées et les tester pour les proposer à la société? Eh bien, je crois plus à l'unité des savoirs, au moins théoriquement. C'est-à-dire que je pense que les grands artistes et les grands scientifiques posent des questions que l'on entend ou que l'on n'entend pas et qui ont trait à la connaissance, en gros. D'une certaine manière... Pardon. Io credo nell'unità dei saperi e penso che i grandi artisti, i grandi scienziati pongano effettivamente loro i grandi quesiti che possono poi essere più o meno raccolti e ascoltati e quindi sono loro che pongono i grandi quesiti e posseggono le conoscenze. Quand il s'agit d'évoquer ce qu'est l'humanité, il y a bien sûr des voix que l'on entend qui appartiennent à l'histoire. Quando si parla dell'umanità, ovviamente ci sono voci che si sentono e che riportano alla storia. De même, il y a un poème de Baudelaire, Les Phares, qui parle des peintres qui ont représenté la douleur humaine, n'est-ce pas, au fil des siècles. E ad esempio c'è una poesia di Baudelaire che parla dei pittori che hanno disegnato, dipinto nei secoli il dolore. Ma indépendamment de ces leçons de l'histoire en quelque sorte. Ma indipendentemente dalla lezione che ci può fare la storia. Je pense qu'il y a des individus qui se trouvent dans une position de responsabilité, en effet, aujourd'hui. Penso che effettivamente ci siano delle persone che hanno oggi una posizione di responsabilità. Ce sont tous ceux qui, à un titre ou à un autre, peuvent agir sur le futur immédiat des hommes. E sono tutte quelle persone che a vario titolo possono agire sul futuro immediato delle persone. Les politiques, les intellectuels, bien sûr, les scientifiques. I politici, gli intellettuali, gli scienziati. Mais je dirais plus exactement tous ceux qui sont conscients de la nécessité d'avoir sur notre société le même regard critique qu'on a sur l'ensemble des sociétés historiques. Il faut résister au sortilège du présent, à l'évidence du présent. Penso che appunto la responsabilità sia a tutti coloro che hanno la consapevolezza, sono consapevoli del fatto che sia necessario guardare, portare lo stesso sguardo che abbiamo verso tutte le società della storia, lo stesso sguardo che va portato anche sulla nostra società. Quindi
appunto avere uno sguardo uguale. Il n'y a pas de gens désignés pour cela. Il y a c'est tout le monde. E non c'è nessuno che sia designato espressamente per questo ruolo. Questo si rivolge a tutti. Ma j'ai le sentiment, n'est-ce pas, que la question des finalités n'est pas posée souvent dans les sociétés, dans la société. Però la sensazione è che sia raro che nelle nostre società, nelle nostre società, si ponga la questione delle finalità. En vue de quoi est-ce que nous vivons, pourquoi est-ce que nous vivons? Voilà. Cioè, perché viviamo, qual è lo scopo per cui viviamo? Alors moi je vois qu'une réponse, mais je sais pas, c'est pour savoir ce que nous sommes. C'est la connaissance, l'objectif final. E per me la risposta è una sola. Noi viviamo per sapere chi siamo, cosa siamo. Quindi l'obiettivo, la nostra finalità è la conoscenza. Mais pour que la connaissance soit réelle, il faudrait qu'elle soit partagée par tous. Donc c'est un programme immense. E perché la conoscenza sia qualcosa di reale deve essere condivisa e comune a tutti, quindi il progetto è immenso. Io vorrei fare una domanda. Vorrei porre la questione del corpo nell'idea della creatività dell'arte e al tempo dei non luoghi. Se il futuro è una sfida che procede per tentativi, noi come esseri umani, portatori di corpi, diventiamo non corpi o c'è una possibilità di riscatto all'interno dell'individuo che diventa una risorsa di creatività all'interno del posto umano? Oui, non, c'est, est-ce que nous, dans les non-lieux, est-ce que nous sommes des non-corps où il y a une possibilité de rachat comme individu ayant un corps? Eh bien, j'espère que les corps existent, y compris dans les non-lieux. Spero che il corpo continui a esistere anche nei non luoghi. Par parenthèse, je ne poserai pas les lieux aux non-lieux comme le bonheur au malheur. E d'altronde non vedrei i luoghi non luoghi, non li discriminerei in base al fatto che siano luoghi di piacere o di malheur, di tristezza e di infelicità. Mais c'est vrai que dans la conception que nous avons traditionnellement du lieu, il y a une correspondance entre le corps, le paysage, les souvenirs, le passé. Però è vero che nella concezione tradizionale che abbiamo del luogo c'è una corrispondenza tra corpo, paesaggio, passato, storia. C'est-à-dire que il y a une nous avons une conception du corps attaché aux significations du paysage, de l'extérieur, de la terre. In effetti la concezione che abbiamo del corpo è legata al paesaggio, al significato di quello che ci circonda, del luogo, della terra. Et c'est vrai que, par exemple, nous savons l'intimité qui existe entre certaines professions et leur entourage naturel. Sappiamo ad esempio che esista una forte intimità tra alcune professioni e lo spazio naturale che circonda. Les marins, les montagnards, les chasseurs-cueilleurs. Marinai, uomini di montagna, cacciatori, raccoglitori. De ce point de vue, c'est vrai que nous avons souvent cette représentation d'une relation intime entre le corps humain et son entourage, son environnement. In effetti, noi abbiamo spesso una rappresentazione forte di questa relazione intima che esisterebbe tra il corpo e l'ambiente che lo circonda.
Alors c'est vrai que lorsque l'on court dans un aéroport ou que l'on circule dans les rayons d'un supermarché, les choses sont un peu différentes. È vero che quando si corre in un aeroporto, si circola tra gli scaffali di un supermercato, le percezioni sono decisamente diverse. Il n'y a pas tout à fait cette même intimité. E non esiste più questo tipo di intimità. Mais ça dépend quand même. Però è ancora da vedere. Quand vous êtes dans un pays très étranger, très lointain, un peu déroutant. Ad esempio, se siete in un paese lontano, un po' esotico. L'endroit où vous retrouvez vraiment, c'est le supermarché. Il posto dove voi vi ritrovate sicuramente potrebbe essere il supermercato. C'est-à-dire que ces non-lieux empiriques sont à l'image du monde planétaire. Quindi questo per dire che questi non luoghi empirici seguono un po' e sono ad immagine del mondo inteso come pianeta. E aujourd'hui, voyez-vous, c'est la planète elle-même qui devient un paysage. E oggi è il pianeta stesso che è paesaggio. À partir des images des satellites, bien sûr. Basta pensare alle immagini del pianeta che ci rimandano i satelliti. Mais aussi du tourisme tel qu'il va s'organiser. Ma anche pensando al turismo, il turismo come organizzato, come si sta organizzando. Vous savez que les places sont déjà réservées par centaines pour se faire mettre en état d'apesanteur sur une fusée et pouvoir contempler la Terre de loin, de haut. Sapete che ormai ci sono prenotazioni per centinaia di posti di voli da parte di persone che vogliono appunto provare l'ebbrezza della mancanza di gravità e che quindi hanno prenotato un posto su una navetta spaziale per vedere la Terra dallo spazio. Alors l'ensemble de la Terre comme un paysage, ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Sicuramente vedere la Terra e l'insieme della Terra come paesaggio è qualcosa di nuovo. Ce que ces touristes vont essayer d'imaginer, c'est ce que verront les individus qui peut-être un jour débarqueront sur la Terre. E forse i turisti, questi turisti, potrebbero anche immaginare che cosa potranno vedere invece altri viaggiatori che un giorno sbarcheranno sulla Terra. Un peu comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Un po' come Cristoforo Colombo che ha scoperto l'America. D'ailleurs, regardez, on prépare tout, on classe tout. On a un patrimoine culturel, architectural de l'humanité. D'altronde vediamo, abbiamo creato questo patrimonio mondiale dell'umanità, viene tutto classificato, tutto è protetto, tutto è studiato. Nous avons des parcs naturels. Abbiamo parchi naturali. C'est-à-dire que la terre est divisée, rangée, bien, on a mis de l'ordre dans la maison. E cioè la terra ormai è tutta ben organizzata, ben ordinata, è come quando si mette ordine in casa. On attend les visiteurs. Come se stessimo aspettando dei visitatori, degli ospiti. Alors, est-ce que notre corps est à la hauteur de ce nouveau paysage? Eh bien, il a des problèmes. Allora, il nostro corpo è all'altezza di questo nuovo paesaggio? Eh bien, posso dirvi già fin d'ora che ha dei problemi. Il a des problèmes, mais on va l'équiper. Però faremo in modo di dargli dei mezzi, degli strumenti per sostenere questa sfida. On va l'équiper de microprocesseurs. Verrà migliorato con dei microprocessori. On va lui donner des pouvoirs nouveaux. Quindi al corpo verranno dati poteri nuovi. C'est vrai que souvent c'est des qualités qui permettent de mieux faire la guerre. Sono, è vero, qualità queste che permettono, doti che poi portano a essere dei migliori combattenti, a fare meglio le guerre. Puis on va l'entraîner aussi à supporter la pesanteur et tout ça. E però comunque poi verranno allenati i nostri corpi a sostenere meglio i pesi, eccetera, eccetera. Et remarquez que c'est une histoire exaltante. E la storia diventa esaltante. Malheureusement, ce qu'il y a toujours de triste dans ce genre d'histoire, c'est qu'il y a une disproportion entre l'histoire individuelle et l'histoire collective.
Beh, se c'è una cosa triste in questa storia è che molto spesso c'è una sproporzione fra la storia individuale e la storia collettiva. C'est une histoire qu'on commence à raconter, l'histoire collective, mais on ne sait pas comment elle s'achèvera, parce que la nôtre sera terminée. Perché la storia collettiva si inizia a raccontarla e non si saprà mai come va a finire, perché nel frattempo la nostra storia individuale sarà finita. Ma enfin, nous sommes à un moment de transition et nous le sentons bien. Et c'est ce que l'on retrouve, je crois, dans les notions de crise, dans les notions de globalisation, dans les notions de changement d'échelle. Quindi sicuramente siamo in una situazione, in un momento di transizione, ne siamo tutti consapevoli, lo sentiamo. Questo è confermato dalle elaborazioni di concetti e di nozioni come crisi, globalizzazione, cambiamento di scala. Ce qui n'empêche pas que l'histoire continue aussi comme histoire des hommes, de leurs inégalités, il y a toute une partie de l'humanité qui est bien loin de s'imaginer dans une fusée en état d'appesanteur. Tutto questo però non eviterà che la storia continui, e la storia degli uomini e delle diseguaglianze che esistono e che fanno sì che comunque, nonostante questo, ci continuano a esserci migliaia di persone che sicuramente fanno molta fatica a immaginarsi proiettati nello spazio in assenza di gravità. Autrement dit, malgré leur convergence accélérée, nonostante la convergenza, queste convergenze accelerate, nos histoires sont encore plurielles. Le nostre storie continuano a essere plurali. C'è qualche domanda? Oui. Buonasera. Io volevo chiedere se cosa pensa della diffusione di internet come mezzo per aumentare la conoscenza, la diffusione della conoscenza, e se questa diffusione della conoscenza può portare, attraverso, non so, una forma diversa di governo, per esempio una sinarchia tecnocratica, la realizzazione del progetto, diciamo così, che lei espone nel libro. J'ai pas entendu le début de la question. Oui, par rapport à l'Internet, si l'Internet peut diffuser, contribuer à diffuser la connaissance. Oui, alors Internet est évidemment une révolution extraordinaire. Sicuramente Internet è stata una rivoluzione straordinaria. Mais qui n'est pas sans ambiguïté. Però non priva di ambiguità. Je prends un exemple simple. Pour quelqu'un qui connaît les choses déjà. Faccio un esempio semplice. C'è qualcuno che già conosce. Eh bien, c'est un instrument merveilleux pour chercher une référence, pour confirmer quelque chose. Instantanément, on peut le faire. Quindi se qualcuno sa già, con internet trova l'informazione che cerca, trova la conferma di un'idea, quindi tutto questo rapidissimamente. Mais a-t-il pour autant une fonction pédagogique, c'est autre chose. Però parlare della funzione pedagogica di internet è un'altra cosa. C'est une autre chose parce que je pense que ça reste un moyen. Infatti io penso che rimanga, che continui ad essere un mezzo, uno strumento. Nous voyons aussi d'ailleurs que ces instruments peuvent servir à toutes sortes de choses qui, indépendamment de l'idéal de connaissance et de savoir. E sappiamo bene che questi strumenti, questi mezzi possono servire a una pluralità di cose che a volte possono anche non avere nessuna attinenza con la conoscenza e con il sapere. Il y a en outre toute cette notion des réseaux sociaux, des contacts que l'on prend à travers Internet. Je crois qu'il serait important de travailler là-dessus, d'ailleurs pour bien mesurer ce qu'est la relation dont on parle à ce moment-là. E ad esempio anche rispetto ai social network, penso che meriterebbero un lavoro approfondito per capire qual è il tipo di relazione che è in gioco in questi sistemi di reti sociali.
Parce que ce qui me frappe, c'est aussi le recours aux avatars, à l'anonymat, au jeu, au rôle. Tout ça est un peu désordonné et peut même avoir des utilisations qui sont contraires à l'esprit de connaissance. Et, ad esempio, delle cose mi incuriosiscono molto, ad esempio il fatto di utilizzare un avatar e comunque di coprirsi dietro l'anonimato in certi casi, sempre nei social network, il fatto di scegliersi dei ruoli oppure dei giochi. E credo che questo sia un sistema un po' disordinato, ma penso che alcuni usi che si fanno di questi strumenti possano appunto andare contro lo spirito della conoscenza. C'est-à-dire que les moyens de communication sont des moyens. I mezzi di comunicazione sono dei mezzi, per l'appunto. Des mezzi e pas des fins. E non fini. Et ils ne font pas un monde. Sinon métaphoriquement. Quindi non creano un mondo se non metaforicamente. Et autant je crois que de toute façon on ne peut pas considérer que c'est pas une chose capitale, que ces moyens nouveaux de communication, c'est évident, mais il va falloir apprendre à les utiliser. Et pour dire le fond de ma pensée, s'il y a un vaste programme d'éducation et d'instruction qui marche avec, c'est parfait. Quindi sicuramente non è un soggetto capitale, però appunto bisogna sicuramente imparare a utilizzare questi mezzi di comunicazione. Per dirla tutta, penso che se l'uso di questi media nuovi fosse accompagnato da un programma educativo, da un programma di educazione che viene sviluppato e funziona insieme, allora andrebbe benissimo. Sinon, ça risque de créer encore une fois des mondes parallèles e des névroses. E se no, ancora una volta, questo rischierebbe di creare mondi paralleli e altre nevrosi. Pour ce qui est de la télévision, mais de la diffusion des images en général, je crois que nous pouvons avoir le sentiment que nous connaissons les choses parce que nous les reconnaissons. Elles réapparaissent constamment sous nos yeux et du coup, il y a une familiarité qui se crée. E per quanto riguarda la televisione in generale, la diffusione di immagini, guardando la televisione appunto noi abbiamo la sensazione di conoscere quello che vediamo, perché in realtà lo riconosciamo, l'abbiamo già visto. E ces effets de reconnaissance jouent sur tous les médias, d'autant que il faut bien voir que tous ces médias tendent à converger aussi l'un vers l'autre. La télévision fait appel aux ordinateurs pour que le avec des programmes conjoints, les ordinateurs portent les images de la télévision, les téléphones portables portent tout cela en même temps. Autrement dit, il y a tout un ensemble qui se constitue et qui peut nous donner le sentiment qu'un monde autre existe. E alla fine vediamo che fra questi mezzi di comunicazione c'è sempre di più una forte convergenza. La televisione usa il computer e alcuni programmi televisivi si possono vedere attraverso il computer. Il computer quindi riflette, riporta immagini televisive. I cellulari ci permettono entrambe le cose, di vedere la televisione ma anche di funzionare come computer. Quindi sta creandosi un insieme per il quale il rischio che corriamo è quello che si crei quasi un mondo altro, un mondo parallelo. Mais vous avez raison, en ce sens que si on pouvait concevoir un programme, des programmes d'éducation qui utilisent à fond ces moyens, ce serait formidable.
Però lei ha ragione, perché in effetti se ci fosse la possibilità di avere un programma di alfabetizzazione, di educazione nell'uso di questi mezzi, appunto sicuramente poterli utilizzare per la conoscenza sarebbe formidabile. Salve, volevo sapere se nella sua visione la crisi della temporalità ha un significato diverso per le diverse generazioni. Un senso diverso selon le generazioni. C'est vous qui allez me le dire. Dovrebbe dirmelo lei. Je pense que le. En tout cas, la révolution technologique dont on a parlé fera une coupure entre générations. Et penso comunque che la rivoluzione tecnologica stabilirà un po' un divario tra generazioni. Parce que les jeunes enfants aujourd'hui, en tout cas dans les pays développés, ont un rapport intime avec tous ces moyens de communication. E i bambini, perlomeno dei paesi sviluppati, hanno un rapporto ormai di conoscenza quasi intima con questi mezzi. Cela dit, alors c'est vrai que les différences, le problème des générations est fascinant parce que nous vivons tous avec quand même quelques souvenirs d'enfance, et si ces souvenirs d'enfance sont décalés de quelques décennies, on se rend compte que nous avons des expériences différentes. C'est un mystère, les générations. È vero che questo problema della differenza di percezione tra generazioni è qualcosa di estremamente affascinante. Tutti noi abbiamo dei ricordi d'infanzia, se i nostri ricordi sono spostati, non sono contemporanei, ci rendiamo conto che anche le nostre esperienze sono molto diverse. Ma je pense que ce qui nous rapproche les uns des autres du point de vue de la perception du temps. Però quello che ci unisce, credo, tutti rispetto alla percezione del tempo, della temporalità, c'est précisément ce changement d'échelle que nous sommes en train de vivre. È appunto questo cambiamento di scala che stiamo vivendo. Ce rétrécissement de l'espace. Una sorta di rimpicciolimento dello spazio. Conforté par la poussée démographique. E questo anche sostenuto dal boom demografico. Vous savez qu'au début du XXe siècle, la population mondiale, c'était la population de la Chine aujourd'hui. Sapete che all'inizio del XX secolo la popolazione mondiale corrispondeva all'attuale popolazione della Cina. Autrement dit, nous sommes dans un monde très différent et dont on a pu mesurer sur une vie individuelle, en gros, les changements. Quindi siamo ora capitati in un mondo molto diverso e di cui abbiamo potuto misurare i cambiamenti nell'arco di una vita. Et je crois que cette accélération n'est pas terminée. E penso che questa accelerazione non sia ancora finita. Autrement dit, il est probable que avec de légers décalages, nos expériences du temps vont être à peu près parallèles, les semblables. Quindi credo che probabilmente con il tempo, questa distanza che ci ha separato per un po' nell'esperienza del tempo, questa distanza si restringerà. Et cela ça en soi une valeur exaltante, parce que nous avons bien le sentiment que l'avventura umana si poursuit. E questo sicuramente sarà un'esperienza esaltante perché ci darà la sensazione che l'avventura umana continua. Mais d'un autre côté, je crois que il ne faut pas que lorsqu'on parle de l'avventura umana, ça soit l'avventura de quelques-uns. Però d'altro canto, non vorrei che parlando di avventura umana ci si riferisse all'avventura solo di qualcuno. Autrement dit, l'aventure humaine, c'est aussi l'aventure sociale et politique.
l'avventura umana vuol dire anche avventura sociale e politica. C'est l'utopie. È l'utopia. Bene, siamo già nel futuro, quindi ringraziamo Marco Gè per essere stato qui.